Preceduto dai petits du groupe folklorique d'Ost Tradition Valdôtaine e dalla chorale Les Notes Fleuries du Grand Paradis, la sera di Ferragosto si è esibito al Teatro Romano di Aosta il cantautore Giovanni Caccamo. Sicuramente il coro è una dimensione che ti aiuta ad entrare in un'armonia generale con la musica e anche con il rigore che la musica richiede. Caccamo è vincitore della sezione Nuove Proposte del 65esimo Festival di Sanremo. Vincere Sanremo Giovani è sicuramente un punto di partenza, è un riconoscimento che ti permette di affacciarti nel mondo della musica, diciamo così, lavorativo, importante, ecco. Quindi questo ti dà la possibilità di esprimerti, di fare album, di vivere di musica, quindi sicuramente da questo punto di vista è un'opportunità. E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so se lei. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Dal 2017 questo giovane ragusano è testimonial di UNESCO Giovani. UNESCO Giovani è una realtà molto affine al mio modo di concepire la musica, l'arte e la vita. In questo mondo che è sempre più nero, che urla violenza, negatività, sicuramente accendere un faro sulla bellezza nascosta è un modo per contrastare questa situazione. Mercoledì 16 agosto sul palco di Eteo Teatro inizierà la 20ª edizione del Festival Etetrad.